Buonasera, questa sera parlerò di attualità, e cioè dirò quella che a mio parere è la questione più attuale di tutte, e cioè la questione delle richieste che la Banca Centrale Europea sta facendo al sistema bancario italiano. Ma oltre alle richieste della Banca Centrale Europea, vi voglio parlare di ciò di cui invece non si può parlare, e cioè vi voglio parlare delle cose che non sono state dette nella Commissione parlamentare d'inchiesta. Invito, lo vedo in questo momento, Alfonso Paura, che spero ci possa raggiungere, perché con lui, nella seconda parte di questa diretta, parlerò invece di negoziazione. Bene, eccoti Ciao qua, Valerio, Alfonso. ciao, ciao a tutti, ciao Valerio. Ciao Alfonso, buonasera. Allora, rimani lì con noi, aspetta un minuto che io voglio, Certo. come dire, commentare le notizie del giorno e poi parleremo invece di quello che poi io tratterò anche il 20 gennaio del 2018 a Bologna in una giornata dal titolo Come ragiona la banca? Una banca, ed è un seminario di una giornata. Prima di parlare però della prassi professionale, vorrei dare agli ascoltatori una chiave di lettura di quanto sta succedendo. Ora, voi sapete che la Banca Centrale Europea sta chiedendo sistematicamente da mesi, io queste cose le ho denunciate mesi fa, di introdurre delle regole più restrittive per il credito. Dall'altra parte, però, Alfonso, magari prenditi nota di questo argomento, è un momento positivo per le banche per erogare il credito, perché molte banche italiane hanno ancora 4 settimane per la concessione del credito cosiddetto a sconto. Mi riferisco al prendere i soldi al cosiddetto TLTROs 2, cioè fondi che la Comunità Europea, o meglio, la Banca Centrale Europea, mette a disposizione a un tasso particolare, addirittura fino al meno 0,4%. Quindi è un momento apparentemente di congiuntura teoricamente favorevole per prendere il credito. Dopo Alfonso ci darà il suo punto di vista professionale. Ma vi voglio fare osservare perché io ho criticato sulle pagine dei giornali della mia rubrica Convinci la banca su Panorama, perché su Panorama Economy con Sforza Frulliani ho condannato la Banca Centrale Europea. Perché tutti si dimenticano di parlare di una cosa. Che cos'è questa roba? Sapete quanti sono i titoli tossici che ci sono nelle banche? Beh, sono circa 6.800 miliardi. Sapete quanto è l'ammontare di questi titoli cosiddetti derivati rispetto al credito andato a male, cioè il credito cosiddetto NPL, non performing loans? Vi do il parametro. Stiamo parlando di 12 volte tanto. Quindi noi sono 6 mesi che ci sentiamo sistematicamente rompere i coglioni da tutti gli organi di stampa e di informazione sul tema del credito difficile italiano dato alle piccole e medie imprese che non rimborsano, quando questa è quella che Fantozzi avrebbe definito una, se non ricordo male, cagata pazzesca. Mi corregga qualcuno se non ho fatto la citazione precisa. Tecnicamente queste robe si chiamano titoli illiquidi. Ora apro un inciso. Che cosa sono i titoli illiquidi? I titoli illiquidi sono quelle robe che, se variassero come valore nella pancia delle banche di un 5%, e tenete conto che una variazione del 5% è una variazione assolutamente ragionevole, secondo un recente studio di Banca d'Italia, poi però ditemi se queste cose vi interessano o no, perché vedo una mandria di zombie, ditemi almeno se vi interessa questo argomento. Allora, una variazione del 5% significherebbe passare da un valore patrimoniale delle banche del 14% di CET1, cioè il parametro di stabilità fondamentale, a un 11% scarso. Cioè tutto ciò che è stato detto con gli stress test, in questo momento sto parlando ai liberi professionisti che vogliono fare consulenza agli imprenditori, ma anche agli imprenditori, grazie Diego, grazie Antonella, grazie Tommaso. Bene, sto dicendo questo, sto dicendo che è tutto falso. È tutto falso. Perché è tutto falso? Perché la solidità della maggior parte delle banche europee, dopo vi dico quali banche, si basa su numeri falsi, che non sono numeri attendibili. Ora, dobbiamo capire che nelle banche ci stanno 3 livelli di titoli. Il livello cosiddetto 1, che sono i titoli liquidi,
cioè sono quelli negoziabili a prezzi di mercato. Poi ci sono i titoli di livello 2, che sono quelli cosiddetti, chiamiamoli così, illiquidi, che non hanno prezzi di mercato, ma hanno prezzi di, come dire, grazie Flavio, ma hanno, grazie Ricciotti, hanno sostanzialmente dei cosiddetti benchmark, cioè le banche possono dire questo titolo non è negoziabile, ma è, o meglio, è quotato, buonasera Dario, è quotato in titoli similari. Poi ci sono i titoli di livello 3, che non esistono paragoni, quindi non sono nemmeno confrontabili con titoli similari, e voi vi chiederete: ma come si fa a determinare per le banche il valore di questi attivi delle banche? Ve lo dico subito. Si fanno con modelli matematici. Cosa vuol dire modelli matematici? Vuol dire delle alchimie. Ora, che cosa sto dicendo? Vi leggo cosa dice la Banca d'Italia in un recente studio riguardo a questi modelli matematici. Apro le virgolette. I principi contabili lasciano spazio ad interpretazioni. Omissis vuol dire che la Banca d'Italia sta dicendo che non sono valori oggettivi. Poi dice la Banca d'Italia, virgolette, le banche hanno dunque l'incentivo a usare tale facoltà per distorcere il processo valutativo. Vi devo tradurre? Vuol dire che le banche distorcono le informazioni. Un'altra frase di Banca d'Italia. I profitti che emergono da certi titoli complessi, sto parlando dei derivati, sto parlando dei titoli spazzatura, dovrebbero più propriamente essere catalogati come premi per rischi nascosti. Volete che vi traduca? Vuol dire che qui sotto c'è una bomba esplosiva. Allora, c'è un problema ulteriore, che le banche non valutano più singolarmente questi titoli, ma ne fanno dei pacchetti. E cosa vuol dire fare dei pacchetti? Vuol dire che valutano il netto. Valutare il netto significa che sostanzialmente fanno saldi di posizioni per i quali fondamentalmente si introduce un criterio di opacità. Cioè, ci sono tante banche delle quali non si sa effettivamente se sono solide o no. Perché se noi andassimo a fare delle valutazioni di questi titoli oggettivi, non potremmo farle perché non esiste l'oggettività. Ho per inciso, ho scritto un articolo, vedremo se me lo pubblicano. Io ho detto, allora si chiederà al lettore o all'ascoltatore, ma chi è che decide il valore di questi titoli? Risposta, società di consulenza. Domanda, pagate da chi? Risposta, dalle stesse banche che sono oggetto di valutazione. Lascio a voi ogni commento. Significa che quelle valutazioni sono totalmente fatte nell'interesse del committente. Quindi, dal mio punto di vista, non hanno nessun valore oggettivo. Di queste cose non parla praticamente nessuno. Qual è il problema di tutto ciò? E chiudo, perché questa per me è la notizia del giorno. La notizia del giorno è che c'è stata una commissione parlamentare d'inchiesta, io ne ho già parlato in altre dirette, praticamente ha discusso della lunghezza della gonna della Boschi, o se la Boschi si dovesse incontrare la mattina con Vegas, presidente della Consob, presso un ministero piuttosto che a casa sua alle 8 del mattino. Cioè argomenti di cui, con tutto rispetto, non importa nulla a nessuno. Mentre non si discute dell'argomento fondamentale che è questo. Perché la Banca Centrale Europea sta imponendo regole che impongono alle banche italiane di svendere i titoli, come dire, i crediti di difficile recupero, cioè i cosiddetti non performing loans, e domanda, perché non si dice nulla di questa bomba enorme di titoli tossici? Vi do la risposta. Perché i crediti dati alle piccole e medie imprese italiane, sono dati dalle banche che sono le popolari, le banche commerciali, le banche, diciamo, che fanno quello con le quali lavora Alfonso, al quale darò la parola fra pochi minuti. Le altre banche, quelle che fanno invece operazioni finanziarie di tipo speculativo, sono le banche tedesche e francesi. Le banche tedesche e francesi detengono il 75% di tutta questa enorme bolla di rischio. E le banche tedesche e francesi detengono soltanto il 50% degli attivi di tutta l'Unione Europea. Tradotto, la Banca Centrale Europea, Draghi, è imparziale oppure non è imparziale? Beh, datevi la risposta da soli. Vi ho dato tutti gli strumenti per
per capire quello che sta succedendo e quella che è la partita strategica che andrà a determinare il destino non solo del sistema bancario italiano, ma per me il destino dell'Italia. Perché io ho fatto un'intervista che pubblicherò fra pochi giorni con Corrado Sforza Fogliani, che è vicepresidente di ABI e presidente di Asso Popolari. Il rischio, dice lui, è, io temo che abbia ragione, è che ci troveremo un giorno con 3 o 4 raggruppamenti bancari. Se saranno nelle mani del grande capitale finanziario internazionale, tanti auguri. Bene, fine dell'introduzione. Perché ho fatto questa premessa? Perché Alfonso Paura, che è qui con me, ha seguito insieme a me lo scorso anno il corso da finanzialista, masterman, e di professione è un esperto di mediazione del credito. Gli faccio subito la domanda, quindi. Intanto grazie Alfonso di essere qui con noi. Grazie a te Valerio. Allora, Alfonso, in questi giorni io ti sto, come dire, segnalando ancora recentemente un'operazione Wind the Bank che credo tu, come consulente, come finanzialista, andrai a verificare. Ma che cosa vuol dire oggi fare mediazione del credito? È più facile o più difficile di prima e perché? Oh, guarda Valerio, io ti ringrazio ovviamente perché mi hai ospitato, insomma, in questa diretta. Allora, io dico questo, io ho avuto la fortuna in questi ultimi ormai quasi 20 anni di vivere, diciamo così, a stretto contatto con quello che è il tanto odiato, chiacchierato mondo delle banche, insomma ne parliamo tutti i giorni. E da una parte ho visto cose, insomma, che, come dice qualcuno, voi umani non potete immaginare, dall'altra parte sicuramente, insomma, sono riuscito a carpire fondamentalmente delle cose che poi mi aiutano nella professione quotidiana, ma questo per un semplice fatto. Tu mi hai chiesto se è più facile o più difficile. Io credo che oggi con gli strumenti, con una scusami un secondo Alfonso, mi corre l'obbligo di salutare il dottor Sergio Luciano, che è un ospite straordinario. Salve dottore. È il direttore di Panorama Economy, certo. E vedo che in questo momento sta seguendo il nostro dibattito sulle banche. Prego Alfonso, continua. No, ti dicevo solo che effettivamente lavorando a stretto contatto con le banche, oggi il lavoro per me è migliorato, ma è migliorato soprattutto perché comunque il relazionarmi con le imprese significa, te la dico in modo brutale, può sembrare brutale, però perché faccio riferimento a una frase che ho ascoltato tempo fa da parte di un direttore territoriale di una grossa banca, lo possiamo dire, Unicredit, tanto non c'è niente di segreto. Questo direttore territoriale, alla domanda specifica di un imprenditore, diceva che si lamentava, ovviamente, dice la crisi, le banche non ci danno i soldi, eccetera, eccetera, gli ha detto guarda, basta, cioè è arrivato il momento di dire basta, voi dovete smetterla di rivolgervi, di presentarvi in banca con il cappello in mano. Questo è, ci dice tanto, cioè ci dice sostanzialmente che o l'imprenditore oggi, oltre a quello che potrebbe essere, almeno spero, la capacità di saper vendere quello che è il proprio prodotto e la propria azienda, oggi deve essere specializzato in quello che potrebbe essere anche la negoziazione bancaria. Quindi è finito il mondo di andare in banca e chiedere se mi danno dei soldi, e quindi anche il meno dico meglio è, ma sostanzialmente bisogna andare in banca sostanzialmente a convincere, tra virgolette, la banca che fare un investimento sulla nostra azienda, sull'azienda in generale, può essere conveniente. Alfonso, scusami, tu hai detto delle cose che sono, diciamo, cose che io dico e scrivo e spiego nei miei corsi, quindi mi piace che tu mi confermi che le banche, come dire, con le quali lavori, dicono le stesse cose che diciamo nei corsi Wind the Bank. Ricordo che il 20 gennaio faremo un seminario a Bologna dal titolo Come ragiona una banca. Dopo, nel pubblicare il video, metterò anche il link a questo evento a Bologna il 20 gennaio. Domanda diretta. Tu hai scritto un articolo recentemente che stiamo decidendo dove pubblicare e per ora non posso dire nulla, naturalmente, per questione di riservatezza, e questo articolo mi pare che reciti qualcosa circa una grande impresa, no? Che non è necessario, sì, essere una grande impresa come la Lamborghini per, sì, avere credito delle banche. Vuoi spiegarmi brevemente cosa vuol dire questo titolo? Significa sostanzialmente questo. Io mi sono trovato a colloquiare con questo imprenditore che mi ha chiamato, insomma, perché è mal seguito, diciamo così, da quelli che io definisco, ecco, passami questo termine, i consulenti acrobatici, cioè quelli che effettivamente
insomma, si presentano, stanno lì per 2 o 3 giorni, in mezz'ora di colloquio con gli imprenditori hanno già una soluzione pronta, però poi per 2 o 3 mesi non si fanno sentire, comunque delegano e scaricano la colpa su il deliberante che ancora non ha guardato la pratica o la sta deliberando. Insomma, sta di fatto che questo imprenditore qui, che doveva fare un investimento, aveva deciso di far crescere la sua azienda, aveva deciso comunque di prendere dei nuovi clienti attraverso l'investimento, attraverso l'acquisto di un macchinario, si è trovato dopo 4 mesi a non poter gestire questa situazione qui. Mi spiego meglio, si è trovato nella impossibilità di, uno, pagare il fornitore, perché il fornitore, diciamo tra virgolette, sulla fiducia gli aveva già consegnato il macchinario. Aveva preso degli ordini da parte di clienti che ovviamente poco gli interessa se ha il macchinario disponibile o la necessità della merce. E l'altra cosa è che fondamentalmente non aveva pianificato nel modo corretto questo investimento. Quindi sostanzialmente, banalmente, io mi sono trovato a chiedergli 2 cose. Quando sono andato a trovarli in azienda, perché solitamente vado in azienda, gli ho chiesto 2 cose, perché andando in azienda lui mi ha messo subito davanti 10.000 fogli, 10.000 documenti che io gli ho detto: guarda, perdonami, ma io questi documenti non li guardo in questo momento, io ho necessità di capire altre cose, ma capire più che altro se ti posso essere utile. E da lì è venuto fuori che io gli ho chiesto 2 cose preliminari, senza le quali io, può sembrare brutto da dire, ma non mi siedo neanche, cioè nel senso non ha senso, perché voglio fare una precisazione, Valerio, passamela, cioè che tante volte l'imprenditore pensa che la risposta che deve ricevere dall'altra parte, da parte di un consulente, da parte di una banca, è per forza sì. Ma in realtà non è così, non è assolutamente così. Per me, perché per me una risposta no o una risposta l'operazione la facciamo fra 6 mesi, per me è una risposta assolutamente positiva, perché scusami sì, se ti interrompo, Alfonso, ma purtroppo, visto che prima c'era il dottor Sergio Luciano, quindi ci sono anche dei giornalisti sì, famosi che ci guardano, io devo obbligarti a tenere ritmi televisivi, quindi ti devo sì, interrompere, perché altrimenti diventa un giallo. Tu dici, certo, ci sono 2 cose importanti, allora ci vuoi dire quali sono le 2 cose importanti, secco e veloce? Allora, io ho chiesto 2 cose. Uno, avevo un problema di segnalazione di centrale rischi. Adesso, è inutile che stiamo a dilungarci. La centrale rischi oggi è diventata importantissima, soprattutto perché è entrata anche nello scoring dell'MCC. Ne avete già parlato. La seconda cosa era sostanzialmente che lui stava utilizzando degli strumenti, diciamo così, bancari che non erano adeguati. Banalmente, stava utilizzando, faccio per dire, un fido che non era adeguato per le operazioni che doveva fare. Allora, quindi, ti interrompo sì, perché tu stai dando 2 diciamo, cose importanti ai nostri ascoltatori e voglio evidenziarle. Alfonso Paura ci sta dicendo una cosa molto importante. Quando va in azienda un finanzialista si preoccupa di guardare 2 cose primarie. Primo, la correttezza del rapporto con la banca, che si guarda da un documento che si chiama centrale dei rischi. Non molti imprenditori sanno come funziona, la sanno leggere. 2, l'uso corretto degli strumenti finanziari. Io ho scritto alle volte degli articoli dal titolo la cassa non è uguale, cioè un mutuo, un anticipo a salvo buon fine, una riba, un fido di cassa, sono strumenti finanziari diversi. Quindi questo voleva dire Alfonso Paura. Alfonso, senti, qual è la differenza fondamentale tra un mediatore del credito, diciamo, tradizionale e invece chi fa questa professione con il background da finanzialista? Cioè, insomma, ma chi te l'ha fatto fare? Visto che tu, insomma, non sei un ragazzino, perché penso che siamo più o meno coetanei, a un certo punto, a un'età matura, di passarti un anno a specializzarti su strumenti molto tecnici, come la valutazione finanziaria di un investimento, eccetera, eccetera. Cioè, qual è la diversità procedurale che tu ravvisi tra chi fa il tuo mestiere come spostamento di carte, perdonami il termine brutto, e chi invece fa consulenza vera? È così, ma guarda, è proprio quello la grossa differenza, che io fino a poco tempo fa sostanzialmente, come dire, cercavo di, seppur nel mio piccolo e con i pochi strumenti che avevo a disposizione, perché la realtà poi è quella, cercavo comunque di dare una consulenza di un certo tipo e di arrivare sostanzialmente in banca già preparato. Oggi mi rendo conto sostanzialmente che la velocità e le informazioni che posso ricevere e ricavare dagli strumenti che ho disponibili sono, come dire, per me assolutamente importanti, perché mi permettono, mi hanno permesso di fare un salto di qualità assolutamente importante, ma poi permettono di relazionarmi con la banca effettivamente con lo stesso loro linguaggio, cioè nel senso, io oggi, come dire,
riesco sostanzialmente a andare in banca e presentargli quella che potrebbe essere una situazione prospettica fatta in un certo modo. Cioè, non tralasciamo il fatto che io oggi riesco a presentare un business plan in banca che prima era diciamo più concentrato sulla parte numerica, poco sulla parte diciamo così qualitativa. Io oggi riesco sostanzialmente a rappresentare una situazione dove la banca, guardando pochi dati o i dati che ovviamente gli interessano, insomma, riesce sicuramente a darmi delle risposte molto più veloci, perché anche lì, okay. Alfonso, ricordiamo che questi strumenti di cui tu parli sono strumenti che tu hai acquisito facendo il percorso Masterbank, e per chi vuole avere, certo, informazioni si trova al sito www.masterbank.it. Certo. Ti faccio una domanda, Alfonso. Puoi raccontarci un po' com'è finito questo caso professionale della, diciamo, non Lamborghini, che immagino sia quindi, sì, un'azienda di piccola e media dimensione. Tu che cosa hai fatto e che cosa hai portato? Intanto saluto il dottor Vincenzo Calfa, che ha sostenuto con me oggi il colloquio proprio per partecipare a Masterbank. Quindi tu hai incontrato questa azienda che era stata, diciamo, consigliata male da alcuni consulenti, sei arrivato tu con la metodologia che stavamo dicendo, hai guardato queste prime due cose e poi? Poi dopodiché gli ho chiesto gli altri documenti, abbiamo preparato, li ho fatti lavorare ovviamente su quelli che sono i value drive, perché andava presentata sostanzialmente una situazione prospettica. Abbiamo presentato la pratica in banca su due istituti di credito differenti, tutte e due sono contenti sicuramente di finanziare l'operazione, perché comunque l'operazione la faranno, e tra le altre cose è un'operazione che verrà fatta anche da, diciamo così, chiamiamo l'aiuto, tra virgolette, di un fondo particolare che esiste solo in regione Emilia-Romagna, dove addirittura loro andranno a prendere un 70% di quello che è l'importo a tasso zero, per il resto lo prenderanno comunque con un finanziamento bancario. Questo per tutto quello che poi tu dici tutti i giorni, tutte le volte, insomma, questo per le banche è assolutamente anche importante. Quindi questo significa sostanzialmente che l'azienda aveva perso 5 mesi senza avere nessun tipo di risposta. Oggi, nel giro di 2 mesi, l'azienda è in grado di pagare il fornitore, far partire la produzione di questi strumenti, e quindi servire sostanzialmente quel cliente in più che aveva tanto per cui aveva fatto tanto per portarlo, diciamo così, all'interno dei suoi clienti. Alfonso, scusami, ma tu sei un mago nell'ottenere questo risultato? Hai fatto delle magie? No, Valerio, no, non ho fatto delle magie, ho semplicemente Scusa, hai dovuto provato. provocarti per No, 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 ma cercare di non fare una assolutamente. trattazione troppo accademica, devo fare un po' Certo, no. giornalista. Ma allora, io ho fatto l'unica magia che ho fatto, è che ho, diciamo così, aperto gli occhi all'imprenditore cercando di fargli capire sostanzialmente che oggi negoziare con la banca significa tutt'altro, quindi significa sostanzialmente capire che la negoziazione è tra impresa e impresa, e fondamentalmente gli ho fatto capire che le regole del gioco sono cambiate, e quindi sostanzialmente, banalmente, il fatto stesso che io gli abbia fatto chiedere una centrale rischi che lui non aveva mai chiesto, e quindi gli ho sfatato un mito, cioè nel senso, gli ho sfatato un mito che significa la centrale rischi non è uno strumento a disposizione esclusivo, ad uso esclusivo delle banche, e la centrale rischi non è quello strumento che segnala solo delle cose negative, cioè la centrale rischi segnala delle cose assolutamente anche positive, e queste cose positive vengono viste dalle banche, non è che se le vediamo solo noi o le vede l'azienda al momento in cui chiede il PDF a Banca d'Italia. Quindi la realtà è solo una. Quando io vado in azienda, all'imprenditore dico sempre una cosa, che pianificare per me significa non fare dei progetti a lungo termine, ma sostanzialmente capire quali possono essere le conseguenze future delle decisioni che prendiamo oggi. E quindi questo. Scusa un secondo, Alfonso, tu prima Sì. hai detto una roba, io non ti ho interrotto, ma avranno capito quei 4 o 5 che magari sono stati i tuoi colleghi finanzialisti che in questo momento stanno dicendo che tu sei un professionista serio e competente, e vorrei vedere, se no non l'avrei invitato qua, caro Salvatore. Grazie Salvatore, troppo buono. La domanda che ti faccio è questa. Tu hai parlato di value driver. Sì. Guarda che qua ci ascoltano anche tanti piccoli imprenditori, liberi professionisti che non hanno seguito Masterbank, persone che non sanno cosa vuol dire. E tu hai detto un altro concetto, hai detto ho fatto lavorare l'imprenditore. Anche questo non è un concetto così scontato. Allora ti chiedo, spiega, uno, cosa vuol dire value driver, e
E due, cosa vuol dire fare lavorare l'imprenditore? Oh, Validorio sostanzialmente è uno strumento che noi mettiamo a disposizione, diciamo così, degli imprenditori, perché in realtà l'impresa è loro, il rischio è loro e loro ci devono fornire i dati. Cioè è impensabile che io o un qualsiasi altro consulente o un commercialista possa fare il lavoro per loro. Ci permette sostanzialmente di partire da un dato che è differente rispetto a tutto quello, a tutto ciò che viene fatto dagli altri consulenti, quindi non partiamo dai costi, partiamo dai ricavi, dopodiché andiamo a diciamo così, esaminare tutta la parte dei costi fissi, variabili, lavori, investimenti. Allora, dimmi, scusa Valerio. Se ti interrompo, ma stai dicendo sì. Tante cose importanti e tu ovviamente le stai dicendo così come se fossero cose banali, io le voglio sottolineare. Tu hai detto, primo, che un finanzialista, a differenza di quanto fanno la maggior parte degli altri consulenti, commercialisti o non, non sono quelli che si mettono a fare il business plan in nome per conto dell'imprenditore. No, tu hai detto assolutamente che il business plan no. Lo scrive l'imprenditore. Guarda, certo. Che non è una roba così banale, ok? Io ci ho messo un anno a farlo capire alle persone in aula e oggi sono felice che voi andiate in giro a adottare questa che è una mia metodologia. Lo ripeto perché non è così banale. Il lavoro lo fa l'imprenditore, ovviamente assistito, guidato, con degli strumenti, con dei percorsi, con un sistema di lavoro. Giusto? Assolutamente, è così. È assolutamente così. Sono loro che devono lavorare perché loro devono dare informazioni. Ecco, l'altra cosa che tu hai detto che non è banale, e guarda che ci sono tanti diversamente intelligenti che vanno su Facebook a fare i meravigliosi e che spiegano che bisogna partire dall'analisi dei costi. Tu hai detto un altro concetto. Hai detto, noi finanzialisti partiamo dai ricavi. Sì. Allora, questa non è una frase di secondaria importanza. Vuol dire che una delle prime analisi che tu fai è sui ricavi e un altro concetto importante, tu hai parlato di futuro, di pianificazione finanziaria. Quindi mentre tanti tuoi colleghi vanno e prendono la brochure, il bilancio, il certificato camerale, il sito, fanno un bel pacchetto e lo portano alla banca, ok? Tu ci stai dicendo... La negoziazione bancaria non è quella roba lì. Sì, giusto? Sto dicendo questo, ma sottolineo. Ecco, quindi scusami se ti ho interrotto. Quindi, come l'ha presa l'imprenditore questo stravolgimento di metodologia? Ma guarda, l'impatto iniziale ovviamente è un impatto che non è, cioè non lì per lì ti vedono male, perché ovviamente gli stai, diciamo così, un pochettino... Rompendo i coglioni. Sì, perché... Rompendo i coglioni. Esatto, sì. Perché gli fai vedere le cose che loro non hanno mai fatto, ma non l'ha fatta per abitudine, perché comunque nessuno gliel'ha mai, diciamo così, prospettate queste cose, gliel'ha proposte queste cose, ma in realtà poi, quando capiscono che facendo determinati passaggi, perché, Valerio, la verità è una, cioè l'imprenditore deve capire, almeno quando io vado in azienda ed è così, cioè deve capire che se vuole sostanzialmente comunque raggiungere quello che è l'obiettivo, parliamo banalmente di un finanziamento, cioè deve seguire una procedura. La procedura, noi la dettiamo e l'abbiamo ben precisa questa procedura qui, quindi è una procedura che non prevede sostanzialmente, diciamo così, modifiche o ritocchi a seconda di quella che potrebbe essere la volontà o meno di lavorarci su. È una procedura. La procedura prevede determinati documenti, la procedura prevede delle fasi, la procedura prevede sostanzialmente che bisogna arrivare a rappresentare il valore all'istituto di credito, perché la verità è quella, Valerio. Oggi la maggior parte delle problematiche, cioè la maggior parte delle imprese hanno la problematica di non saper rappresentare la loro generazione di valore. Quello sostanzialmente è un grosso problema. Invece l'imprenditore deve capire che se io lo stimolo a fare determinate cose, banalmente, non per ribattere sulla centrale dei rischi, però la scusa della centrale dei rischi è stata ma non posso andare in piazza Cavour a Bologna a chiedere la centrale dei rischi. Guarda, non c'è problema. Lo puoi fare dal computer, seduto alla scrivania del tuo ufficio, ti colleghi tramite PEC, fai la richiesta e ti arriva la risposta. Quindi bisogna un pochettino anche smontargliele alcune cose, perché ormai sono abitudine. E quindi... Senti Alfonso, un'altra delle leggende metropolitane che io sento spesso dire dei consulenti che non sono capaci a fare i consulenti, quando vedono uno dei miei business plan, che non di rado possono essere 100-200 pagine, e credo che sulla base della stessa metodologia... ormai tutti i finanzialisti presentano documenti corposi, no? Quindi parlo di business plan, ma può essere una perizia, una valutazione d'azienda, una lettura di bilancio, cioè documenti di parecchie decine di pagine, diciamo così. La obiezione è molto spesso ma quanta roba, ma figurati se la banca legge tutta sta carta. Ecco, è un'argomentazione vera o è, come penso io, una puttanata?
È la seconda, diciamo così, no, è una puttanata, dai, perché la banca comunque, che se ne dica, in alcuni documenti ci guarda molto attentamente, su alcuni indici ci guarda molto attentamente, vuole assolutamente capire all'interno di quel, diciamo così, elaborato che tu gli presenti, che può essere da 70 pagine, da 50, da 100, non ha importanza il numero delle pagine. Sì, è importante... per fare capire, sono due paginette... Ma che è un lavoro strutturale. No, ma assolutamente, guarda, in questa azienda che ho seguito, il business plan era tre paginette di Excel, dove si vedeva sostanzialmente in ognuna delle paginette, banalmente, un aumento di fatturato del 10%. Il ciclo stile, che è il momento in cui gli arriva un problema di business plan di questo tipo, lo cestino in automatico. C'è un attimo un problema di collegamento, Alfonso, perché la linea forse è un po' debole, almeno io ti sento traballante, non so se gli altri ti puoi ripetere, per piacere? No, dicevo che il fogliettino, cioè i fogliettini Excel di tre pagine, dove in realtà ormai le banche sanno già, quando li vedono così, che vanno a vedere immediatamente la voce fatturato, vedono che c'è un incremento del 10% costante e lo cestinano in automatico. Non leggo neanche. Certo. Scusami, ma tu hai detto una roba che io vorrei ripetere. Abbi pazienza, perché le persone, ripetita iuvant, e se preferite gutta cavat lapidem, cioè la goccia cava la pietra. Quindi lo ripeto, cari imprenditori, voi che siete abituati ad andare dal commercialista e dire al commercialista: dottore, mi faccia il business plan, perché l'ha chiesto la banca, ma sì, mi butti giù due numeri, tanto la banca ha detto che l'ha bisogno per la procedura. Che cosa farà chi non è esperto? Prende il fatturato dell'anno X, lo aumenta del 10% per i prossimi anni, fa un prospettino che di fatto è un conto economico in cui dimostra che il reddito è superiore agli interessi passivi che dovete pagare alla banca, e pensa che così facendo la banca provi quella roba lì. Quella roba lì, tecnicamente, userò il termine tecnico, è un, come dire, è una materia organica di colore marrone, comunemente definito merda, che la banca butta direttamente dove deve essere buttato. Questo ha detto Alfonso Paura pochi minuti fa. Scusate, sono maleducato, ma perché sono stanco di continuare a sentire delle stupidaggini su queste questioni. Il business plan non è una formulina di Excel tirata in automatico. È corretto, assolutamente, Alfonso? Assolutamente, male no, le tue parole. No, è così, hai interpretato benissimo le parole, e l'imprenditore, per questo dico, deve sostanzialmente capire questa cosa qui, perché ormai... E invece dal lato delle banche, quando una banca vede la metodologia di lavoro di un finanzialista, cioè guarda la qualità del tuo lavoro, come lo legge quel lavoro lì? Cioè, non voglio dire che ti faccia i complimenti, ma in qualche modo ti ascolta, ha fiducia di te, come funziona? Guarda, mi ascolta e ti dico, sostanzialmente io ho sicuramente, insomma, conosco un po' di persone, ma visto che ci ho lavorato per tanti anni anche per il discorso dei privati, ma la banca ti ascolta perché capisce effettivamente che stai parlando la stessa lingua, che gli stai dando comunque del materiale su cui lavorare. Io ho sempre pensato una cosa, nelle banche vogliono sostanzialmente non perdere del tempo, significa... Se io gli porto 10.000 fogli e devono sostanzialmente perdere del tempo a leggere tutti questi fogli, o comunque andare banalmente a vedere sul sito dell'azienda chi è l'azienda, non lo fanno. Allora noi dobbiamo cercare sostanzialmente di sintetizzare e di rappresentare alla banca questa cosa qui, di modo che loro possano lavorare in un certo modo. Perdonami Alfonso, tu hai detto una cosa molto importante, che è il tempo. Alfonso, sì, vi ha detto, attenzione, che se il documento non è fatto bene e se soprattutto il documento obbliga la banca ad andare a cercare delle informazioni, per esempio dal sito, la banca non lo farà mai. No. Io aggiungo il perché non lo farà mai. Perché la banca non ha più le stesse strutture organizzative che aveva qualche anno fa. Perché io vi spiego il contesto di Basilea, cosa sta succedendo a livello generale? Perché tutti gli adempimenti che la BCE sta chiedendo alle piccole imprese italiane in termini di banche sta portando via a loro decine e decine di ore di lavoro di persona pro capite all'anno per adempimenti che prima non c'erano. Uno. Due. Le banche stanno licenziando del personale, forse non ve ne siete accorti, io l'ho previsto 3 anni fa, adesso cominciate a leggere sul Sole 24 Ore che le banche licenziano, bene.
tutte queste persone licenziate, non è affatto vero che sono soltanto l'usciere o il metronotte, c'è di tutto. Quindi la struttura della banca si sta impoverendo e qualche volta anche a livello di risorse strategiche come quelli degli uffici fidi. Per queste ragioni le banche, avendo meno tempo e dal momento che gli amministratori delegati ormai sono come le squadre di, come gli allenatori delle squadre di calcio, mi pare che sia stato esonerato Sinisa Mihajlovic, no? Dal Torino per la partita di ieri, ebbene, così succede per le banche, cioè se non vengono fatti i risultati subito, tu sei fuori. Allora, visto che è cambiata la strategia bancaria, state ad ascoltare con estrema attenzione ciò che un esperto come Alfonso vi dice, perché vi sta dicendo, attenzione, che le banche non hanno tempo da perdere. È così? È così, ma aggiungo anche che il tempo è importante anche per l'azienda, perché presentare una pratica completa e relazionata in un certo modo significa sostanzialmente che la procedura di delibera, anziché in, faccio per dire, 3 mesi, magari si riduce a 1 mese e mezzo, e per l'azienda questo è assolutamente importante, perché sostanzialmente far partire prima, ecco, un macchinario piuttosto che delle vendite e quant'altro è assolutamente importante. Quindi voglio solo dire una cosa, cioè l'imprenditore dovrebbe veramente, prima di mettersi lì a pensare a che cosa fare domani mattina e quindi a comandare in banca, dovrebbe chiedere sostanzialmente se lui quel finanziamento se lo darebbe in quei termini, perché fondamentalmente magari è una domanda che non si fanno mai e quindi insomma perdere una settimana prima di andare in banca è assolutamente una cosa positiva e ci genera poi un vantaggio successivamente, perché comunque ci fa recuperare tempo e quant'altro. Questo è allora, quello posso, che io penso. Il tempo a nostra disposizione è finito, perché queste dirette non possono durare troppo. Hai dato moltissime informazioni. Saluto Teresa De Ruvo, che è una signora commercialista che recentemente si è iscritta a Mastbank. Saluto Rocco Di Terlizzi, che ci dice lo può fare solo con un finanzialista e così via. Alfonso, hai detto tantissime cose, ci sarebbe tantissime altre cose che ti vorrei chiedere. Per esempio, le banche sono tutte uguali, qual è la procedura, quali sono i tempi, però Alfonso, non abbiamo il tempo per fare tutto stasera. Se questa diretta sarà piaciuta, e ce lo diranno coloro che l'hanno vista, pregandoli di non scrivere soltanto like, ma magari anche sì, continuiamo, io ti inviterò prossimamente per continuare questa trattazione. Volentieri, ti faccio una domanda. Volentieri. Il 20 di gennaio io faccio un seminario a Bologna dal titolo Come ragiona una banca. Mi farebbe piacere se tu potessi fare un salto per poterci dare una tua breve testimonianza di altre cose a coloro che saranno dal vivo e potranno conoscerti, anche perché ci sono tanti imprenditori e potrebbe anche essere che qualche imprenditore abbia bisogno non solo di preparazione, di formazione, ma magari anche di consulenza. Ci sono, volentieri, grazie Valerio, ci sono sicuramente, ci sarò sicuramente. Bene, l'invito naturalmente è rivolto anche ai tuoi colleghi che in questo momento ci stanno scrivendo delle cose. Io saluto allora Alfonso Paura, lo ringrazio grazie, per essere stato grazie. Con noi per la prima volta. Grazie Alfonso, ti inviterò grazie, ancora grazie. Prossimamente a questa diretta, perché spero e credo che sia, diciamo, risultato interessante non solo per gli imprenditori, ma anche per alcuni liberi professionisti. Grazie ancora di essere stato con grazie noi. Grazie mille Valerio, grazie, ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao, ciao Alfonso. Teresa De Ruvo ci scrive, vi racconterò in un post un colloquio avuto oggi con un imprenditore, bene. Vincenzo Calfa, che è un nuovo commercialista col quale ho parlato stamattina, che si è iscritto a Masterbank, ci dice molto interessante, mi fa piacere. Altri finanzialisti o cadetti ci stanno lasciando i loro commenti. Signori, nella prima parte trovate, ciao Davide, nella prima parte trovate un commento riguardo alle novità della BCE, al tema dei derivati tossici, al rapporto invece il problema degli NPLs. Nella seconda parte di questa diretta abbiamo trattato invece il tema della negoziazione finanziaria in termini pratici, in termini di procedure. Sintesi dell'intervento: non esistono magie, ci sono dei liberi professionisti che si chiamano finanzialisti, che seguono un sistema e applicando quel sistema ottengono i risultati che sono stati raccontati. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci.